Di fronte a me c'è un pianoforte. Tempi addietro sapevo come farlo suonare, facendogli emettere dolci melodie d'infanzia. Per me era come un bel gioco. Avevo ben capito la scala dei suoni e l'abbinamento di una nota con l'altra o con un'altra ancora creava melodie fantastiche e uniche. Lo guardo. Ed esso mi chiama parlandomi in una lingua tutta sua, la riconosco. È la lingua che avevo codificato da bambina. Noi due eravamo una cosa sola. Ogni melodia che ascoltavo la riproponevo su di esso. Provavo una nota, poi l'altra, e l'altra ancora, fino a che esso non capiva la mia intenzione. E finalmente insieme componevamo. Le note srotolavano su e giù per la tastiera, con voga o con dolcezza. Quello che sentivo nel mio cuore, glielo comunicavo ed esso mi rispondeva, emettendo note e toni variegati di tutti i timbri e modalità. Riuscivo a riproporre tutte le canzoncine che mi piacevano e che ascoltavo durante la mia vita, alla radio, allo stereo, a concerti o alla televisione. Adesso, da adulta, è tutto meno facile. Ho difficoltà a decifrare il suo richiamo. Il nostro amore era grande, ma non riesco a sentirlo come allora. Voglio riuscire a fare un salto indietro, annullando tutto ciò che mi ha portata ad allontanarmi da lui. Mi ci siedo di fronte e poggio le mie mani su di esso. Ho difficoltà ad entrarci in contatto. Lo sento chiamarmi, ma non so come rispondergli. Chiudo gli occhi e suono la prima nota con la mia mano destra e improvvisamente sento in lontananza il valzer dei fiori di Tchaikovsky, tratto dallo Schiaccianoci. Resto lì ad ascoltarlo, commuovendomi per la delizia di quella composizione musicale. Sento come una spinta che mi prende tutto il corpo. Ho la sensazione di essere sospesa in un liquido tiepido e di muovermi al ritmo di quella meravigliosa melodia. Le mie dita si muovono a suonare il pianoforte. La sensazione è meravigliosa. Nessuna forza di gravità e nessun altro impedimento. Il valzer dei fiori incalza con timbri sempre più crescenti e il mio vagare diviene sempre più energico. Mi sento sicura, niente mi può fermare. Io. Ed il mio pianoforte in quella dimensione tutta nostra, cullati dall'universo grazie al suo unico linguaggio, la musica.